Benvenuti al Ducato TV, il periodico di informazione della scuola di giornalismo di Urbino. Gli OGM, i prodotti geneticamente modificati, fanno davvero bene all'uomo? Il dibattito riempie le pagine di tutti i giornali. Una ricerca condotta dalla Facoltà di Scienze Matematiche e Fisiche dell'Università degli Studi di Urbino prova ora a dare delle risposte certe. Il servizio è di Leonardo Zellino. Che qualcosa non vada nei prodotti OGM è ormai certo. Non ci sono però i soldi per capirne di più e la ricerca è ferma. Nel laboratorio della dottoressa Manuela Malatesta all'Istituto di Istologia, l'idea di analizzare i mangimi transgenici arrivò quasi per caso. Era il 1999 e l'argomento OGM era pressoché sconosciuto. Lo studio doveva capire se la soia chiamata Roundup Ready, geneticamente modificata per resistere a un erbicida e già in commercio in tutta Europa, aveva effetti negativi sugli animali e quindi sull'uomo. Dopo 5 anni di analisi sui topi, il dilemma resta ancora aperto, ma con qualche certezza in più. Abbiamo trovato alcune modificazioni a livello di microscopia elettronica e a livello molecolare a carico di alcuni tessuti dei topi che avevano mangiato appunto questa soia transgenica, in particolare a carico del fegato, del pancreas esocrino e del testicolo. Naturalmente questo non significa che gli OGM facciano male alla salute. I topi alimentati con la soia transgenica non si sono ammalati, servirebbero però ricerche più approfondite. Ad oggi, nonostante l'impegno della Regione Marche per un finanziamento che dovrebbe arrivare a breve, la dottoressa Malatesta è stata costretta a mettere in pensione le sue cavie. Noi siamo stati finanziati per un po' di tempo dal Ministero dell'Università e Ricerca Scientifica per un paio di anni, ma questo finanziamento è finito nel 2004 e non ci è stato rinnovato. E quindi da allora è quasi tutto fermo. La difficoltà di trovare finanziamenti è lo specchio degli interessi in gioco. Le multinazionali delle biotecnologie che negli Stati Uniti fanno il loro business indisturbati hanno trovato in Europa l'ostacolo dell'etichettatura. I prodotti con una base di OGM superiore allo 0,9% devono essere indicati sulla confezione. Il problema però resta. Per tutti i prodotti derivati da animali nutriti con OGM come latticini, uova e carne, l'obbligo dell'etichettatura non c'è. Questi cibi continuano ad arrivare sulle nostre tavole e non sappiamo ancora se fanno bene alla nostra salute. A Urbino il fitness è a misura di anziano. Stanchi, sudati ma contenti, gli ultra sessantenni si lanciano in esercizi e corsette. Proprio per loro è appena nata a Urbino una nuova palestra voluta dalla Facoltà di Scienze Motorie. Una palestra che mira a fare dello sport un modo per stare insieme e vivere meglio gli acciacchi dell'età. Il servizio di Alessandra Bravi. Attrezzi per i pesi e tapis roulant, specchi dove osservarsi mentre si fa ginnastica, personal trainer direttamente dalla Facoltà di Scienze Motorie. Tutto è pronto per la nuova sala del fitness di Urbino a misura di anziano, che vede proprio gli over 70 protagonisti di questa palestra in via dell'Annunziata. Mi sento più tonica e più anche come umore, mi sento con meno depressa, più motivata nelle attività. Mi sento più in forza, dico la verità. L'età qui sembra non sentirsi. I corsi veri e propri cominceranno dopo l'estate, ma intanto gruppetti di anziani testano le attrezzature loro stessi. Per ora sono le donne ad avere la parte del leone. Ma qual è il fitness a misura di anziano? Quello che ognuno di loro si sente di fare, senza dover dimostrare niente a nessuno, se non appunto ascoltare le proprie percezioni, le proprie sensazioni e dall'altra parte ancora fare sempre nel rispetto delle proprie capacità. Noi puntiamo moltissimo su un discorso dell'autonomia, dell'efficienza sicuramente, però sempre nel limite del rispetto di sé. L'idea di una palestra nasce alla Facoltà di Scienze Motorie. La provincia di Pesaro Urbino infatti è la più longeva delle Marche e qua gli over 70 vogliono mantenersi attivi. Questo progetto pilota ci sta dando tutta una serie di informazioni davvero importanti per poi, come dire, diffondere questa attività in tutto il territorio. Allora, le informazioni importanti è che c'è soddisfazione da parte degli anziani, c'è l'utilizzo di protocolli di attività motoria finalizzata a migliorare le capacità fini e tutto ciò incide in modo importante sull'autostima della persona.
Per oggi lo sport è finito, si va a cucinare perché i mariti, ginnastica o meno, aspettano cena. Urbania, l'antica Castel Durante, famosa per le maioliche e le ceramiche decorative, ospita fino al prossimo 30 ottobre un'esposizione di terracotte popolari. Un affascinante viaggio attraverso oggetti da cucina, pentole e contenitori, tutti rigorosamente realizzati in ceramica. Il servizio di Marco Ratti. Eleganti oggetti di uso comune, rigorosamente in ceramica, sono esposti nella Sala del Trono del Palazzo Ducale di Urbania e ci resteranno fino al 30 ottobre. Ci sono semplici innaffiatoi, vasi, ciotole, boccali di vino, pentole. Ceramiche popolari, come recita il titolo della mostra che espone la collezione Nadia Maurri Poggi, da ammirare nell'antica Castel Durante, famosa per le sue maioliche. Urbania ha una tradizione antica e di assoluto prestigio per quanto riguarda la ceramica e la maiolica artistica. La mostra di quest'anno si concentra invece sulla ceramica popolare, di tradizione popolare, perché fino alla fine degli anni 50 ad Urbania operavano diverse fabbriche che appunto producevano pezzi di ceramica popolare. I circa 800 pezzi arrivano da tutta Italia e risalgono al XIX e XX secolo. Oltre a Urbania, le ceramiche popolari possono essere ammirate al Museo dei Colori Naturali di Lamoli, alla Boca Museum di San Sepolcro e al Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza. Ma perché avventurarsi in un viaggio tra Marche, Toscana e Romagna per vedere oggetti così umili? La qualità, voglio dire, degli oggetti consiste nell'insieme, nel loro collettivo. Non c'è nessun oggetto che sia di per sé un capolavoro, no? Sono tutti belli oggetti, ma che il loro valore risiede proprio nello stare insieme, nell'essere collezione. La mostra, che in futuro dovrebbe diventare permanente, è aperta al pubblico dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, chiusa il lunedì. Il biglietto costa 4 euro. A Palazzo Ducale restano esposte le ceramiche artistiche, i dipinti raffiguranti i personaggi della famiglia Ubaldini dal 400 in poi e i globi rinascimentali di Gerardo Mercatore. Monterado, un borgo medievale nella valle del Cesano, era tra le residenze preferite di Massimiliano Beauharnais, nipote di Giuseppina Bonaparte. Il principe scelse infatti il castello per il suo viaggio di nozze. Francesco Magnani e Lorenzo Luzzi lo hanno visitato per noi. Con questo servizio si chiude questo appuntamento con il Ducato TV. Grazie per averci seguito. Il castello di Monterado racconta un pezzo di storia inserita nel cuore della Valle del Cesano. L'edificio, progettato nella sua forma attuale dall'architetto Luigi Vanvitelli, spicca da lontano con una bella facciata che domina il borgo del paesino. Monterado nasce come centro abitato nel 1267, sotto l'influenza economica e religiosa del monastero di Fonte Avellana. Ed è proprio sulle fondamenta di un'antica pieve di monaci avellaniti che sorge il castello. Entrando nel giardino all'italiana che precede l'ingresso del castello, si può godere di una rilassante passeggiata fra aiuole fiorite e piante di limoni e arance, lungo sentieri tranquilli, all'ombra di giganteschi cedri del Libano. Entrando nelle stanze del primo piano del castello, si respira la lunga storia di quella che fu una vera e propria dimora regale. Il principe Massimiliano di Beauharnais, nipote di Giuseppina Bonaparte, fu uno dei proprietari del castello e il vero grande mecenate delle opere al suo interno. Scelse Monterado come destinazione per il suo viaggio di nozze con la figlia dello zar Alessandro di Russia, come spiega il sindaco di Monterado, che ha trasformato il castello in un accogliente bed and breakfast. Beauharnais aveva sposato la figlia dello zar di Russia e aveva deciso di venire in viaggio di nozze in questo suo appannaggio e poi ci ritornava molto spesso perché gli era piaciuto molto. In quell'epoca è stato ristrutturato e il piano nobile è stato tutto affrescato, infatti tutte le gli affreschi sono allegorici al matrimonio, questa dimostrazione insomma di questo viaggio di nozze del principe di Beauharnais.